E bella a tutti i kibabari, qui è JTF Jackie che vi parla. E oggi siamo tornati qui sul canale del clan con un mio nuovo commento. Ebbene sì, era da un cifro che non ci sentivamo. No, vabbè, cazzato. Ho comunque commentato l'acqua del signor Dino Cordino. E nulla, oggi sono tornato con un altro gameplay della Madonna, perché sì, è un gameplay della Madonna. E sono 101 gun streak fatte dal nostro caro Sira. E sì, Sira, se stai ascoltando questo commentary, ti saluto. Ciao, bellissimo. E nulla, premetto una cosa prima di iniziare il commentary, ragazzi. Ovvero che ci saranno dei tagli, sì, perché una delle due parti è registrata con lo share e l'altra con la vermiglia, del gatto. Comunque è stato registrato, un po' dal cinema, vabbè. Il punto è che è andato perso, perciò nulla. Probabilmente vedrete appunto delle parti tagliate, però a fine video il nostro caro Dino che monterà il video mette appunto lo screen delle gunstick che sono state fatte dal nostro caro Sira, così che voi non abbiate alcun dubbio. Detto questo, volevo parlarvi di una cosa, di un'immagine più che altro. L'immagine che ha pubblicato Charlie Hebdo un paio di giorni fa, oramai non so bene quando verrà pubblicato questo video. Però è stato, sì, 3-4 giorni fa che è stata pubblicata l'immagine appunto contro gli italiani di Amatrice. Ora, non seguendo più YouTube, non so se qualcuno abbia già fatto questo un commento su questa immagine, ma anche se io voglio semplicemente farlo per dare la mia opinione e vorrei che qui sotto nei commenti mi scriveste anche voi la vostra. Però, premetto, dato che è successo già un casino all'interno del clan perché ho espresso la mia opinione che è diversa da quasi la maggior parte di tutti gli italiani. Vi prego, non scannatemi. Potete, io sono libero di pensarla come voglio, voi siete liberi di pensarla come volete. Però non serve insultare perché tanto mi potete insultare quanto vi pare e piace, che a me non fotte un cazzo. Ok? Io dico quello che mi pare e piace e voi dite quel cazzo che vi pare. Punto. Ok, ho fatto le mie premesse perché se no mi giravano le balle. E allora, la prima volta che ho visto questa immagine ho subito pensato, sti francesi di merda, rotti in culo, dovrebbero morire tutti. Poi però ho riflettuto un attimo. Perché Charlie Hebdo, che poi in realtà è francesi, se ce la si dovrebbe prendere contro Charlie Hebdo. Non so che gusto ci sia, cioè ho visto che sono state pubblicate anche altre immagini per l'attentato contro i francesi in cui c'era tipo stracciatella, oppure la baguette che si infila in bocca, oppure gente francese che viene sgozzata e ridete. Allora, innanzitutto dovreste prendere con Charlie Hebdo, prima cosa. E seconda cosa, allora ragazzi, io non so quanti di voi si siano informati, non so che cosa abbiate visto in televisione, probabilmente avrete visto che okay, sì, che è successo questo terremoto, eccetera, ma non vi sarete mai, e premetto, quasi nessuno mai, si sarà informato. Perché se voi foste informati, sapreste che gli appalti che sono stati venduti non erano norma. Sapreste che le materie prime con le quali sono state costruite le case non erano decenti, o comunque non erano fatte affinché si potessero costruire case. E soprattutto i fondi stanziati dalle regioni, che sono stati dati dallo Stato questi soldi, i fondi non si sa che fine abbiano fatto. Ora, detto questo, voi pensateci, se gli appalti fossero stati appunto, ci fosse stato il bando e fossero stati acquistati in modo legale, sarebbe successo questo? Se le materie prime usate fossero state quelle giuste, quelle corrette, sarebbe successo questo? Se non ci fosse la mafia sotto, o comunque tutti i fondi fossero stati davvero utilizzati per creare delle case antisismiche, tutto questo sarebbe successo? No. E se tutto questo non fosse successo, Charlie Hebdo non avrebbe mai fatto questa immagine, perché soprattutto non sarebbero crollate le case. Detto questo, ragazzi, questa è la mia idea, come vi ho detto all'inizio. Io sono di questa idea, non si può andare contro nessuno, ok? L'immagine è molto forte, anch'io l'ho detto, non si sarebbe dovuta pubblicare così o comunque magari in un modo differente, ma il messaggio all'interno di questa immagine, questa satira, è questo alla fine. Non è che vogliono sfottere gli italiani perché stanno morendo, vi pare? Se no non ci avrebbero aiutato, a rigor di logica. Perciò adesso vorrei sentire anche un po' le vostre opinioni, se riuscite senza insultarmi. Se mi volete insultare, fate pure. Ve l'ho detto, io nel senso
posso accettare la vostra idea, ma non condividerla. Dato che già all'interno del clan ci sono state varie discussioni, vi ripeto, se le ho affrontate all'interno del clan, non ho alcun problema di affrontarle con voi o con i vostri parenti o con i vostri amici, eccetera. E non mi venite a scrivere se ci fosse stato un tuo parente là saresti diverso. Perché sì, c'era. Ed è proprio per questo che sono incazzato. Aperta e chiusa parentesi. E basta. Vi invito quindi a lasciare un mi piace, di passare da tutti i link in descrizione. E mi raccomando, se non avete ancora fatto iscrivetevi, ma soprattutto voglio un vostro commento. Un vostro commento riguardo a questo perché voglio vedere un po' qual è l'idea generale di noi italiani. Perché secondo me bisognerebbe informarsi prima di dire le cose. Detto questo, nulla che a Bari, il commentary è finito. E no, basta. Ci sentiamo alla prossima. Qui da Giacca è tutto e bella! Now, wouldn't that be nice? When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch your fall. Una gialla che sembra un bazooka nella tuta. Minchia, non ti piace il GTF? Minchia, ammazzati. Minchia, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.